Salve e bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale che oggi apriamo parlando dei flussi turistici per Pasqua nella nostra città. Sembra si sia registrato un calo del 5%. Vediamo di più. Presenza dei turisti in calo del 5% in provincia di Siracusa. Dai primi risultati raccolti dal centro studi degli albergatori associati, emerge che per Pasqua i risultati economici conseguiti sono stati meno brillanti dello scorso anno. Il presidente Giuseppe Rosano ha convocato il direttivo dell'associazione al fine di verificare i fattori che hanno determinato la rilevante perdita di competitività, tanto degli arrivi e presenze di stranieri e principalmente di italiani, quanto del giro di affari nel suo complesso per l'intera economia siracusana. Il ritmo di incremento che aveva caratterizzato il 2014 pare essersi volatilizzato. La diminuzione della forza di attrazione sulla destinazione Siracusa preoccupa gli albergatori cittadini, i quali sono alla ricerca di individuare le ragioni dell'improvviso indebolimento della domanda, quantificato in un meno 4,80%, sebbene gli scenari a livello internazionale prospettino il settore turistico in forte e continua espansione. A favore gioca l'apprezzamento del dollaro, il calo del petrolio e altri fattori nazionali quali l'Expo, l'anno santo, unitamente alla ripresa economica ormai prossima. A sfavore gioca la componente infrastrutturale, in primis il trasporto aereo, strettamente legato alla mobilità e l'accessibilità alla nostra isola, che contribuisce a qualificare anche l'offerta turistica su Siracusa. Gli albergatori di Siracusa da qualche tempo hanno proposto al comune di farsi promotore, insieme al clero cittadino, di pianificare annualmente le feste delle Palme, che di norma anticipa la stagione turistica, perché è innegabile che le località dove orbitano manifestazioni di forte richiamo, esse determinano la scelta per trascorrere le vacanze. Nonostante l'introduzione dell'imposta di soggiorno che porta nelle casse del nostro comune un introito annuo stimato a 1.200.000 euro, a tutt'oggi non è ancora del tutto chiaro come i corrispettivi incassati siano utilizzati, ovvero se sono tornati al turismo e alla cultura cittadina oppure destinate ad altre iniziative estranee al turismo. Rosano lamenta la mancata esecuzione del piano strategico sul turismo siracusano, a suo tempo presentato al sindaco di Siracusa e a tutt'oggi fermo in qualche profondo cassetto, all'interno del quale risultano indicati, attraverso un dettagliato action plan, gli interventi da realizzare con le precise indicazioni sul come e sui tempi di attuazione per conseguire una spinta propulsiva all'economia del territorio legata al turismo. Andiamo a parlare adesso della Casa del Pellegrino, in particolare della vicenda della revoca della concessione. Non mancano quindi polemiche e preoccupazioni. Vediamo il servizio. Sta facendo discutere la decisione dell'amministrazione comunale di avviare il procedimento di revoca della concessione in comodato d'uso dell'immobile della cosiddetta Casa del Pellegrino in via del Santuario. È stata la quinta commissione a comunicare che l'ente utilizzerebbe l'immobile anche per scopi diversi al ricovero notturno per pellegrini, così come previsto nel contratto di comodato. Tra le motivazioni dell'amministrazione, l'articolo 7 del contratto, che prevede esplicitamente che qualora l'immobile non risultasse adibito all'uso stabilito, il comune potrebbe revocare il comodato con un provvedimento motivato previa notifica delle inadempienze, almeno 60 giorni prima e qualora le stesse inadempienze non venissero eliminate. Sul documento inviato all'ente Chiesa Santuario e Porta, la firma della dirigente del settore Affari Generali, si innesta la reazione del deputato regionale Minciullo, che accusa l'assessore di riferimento di non aver ben compreso il testo della nota. Minciullo avanza dubbi su quali siano i poteri di indirizzo che le commissioni abbiano sull'amministrazione comunale, che non potrebbero occuparsi di amministrazione attiva, ma solo di problemi generali. Ma soprattutto il rappresentante NCD sottolinea come, a suo dire, l'amministrazione che firmò la convenzione sia dello stesso colore politico dell'attuale, cioè l'amministrazione Fatuzzo, e che se adesso si cerca di fare un passo indietro sarebbe, secondo Vinciullo, un sintomo di poca memoria storica. Cronaca di un caos annunciato, autostrada Siracusa Noto intasata per i lavori in corso e quindi hanno mandato, lavori che hanno mandato in tilt la circolazione veicolare, addirittura d'arrivo i lavori anche per lo svincolo sulla Maremonti. Vediamo di più.
Troppo facile prevedere il caos che ieri è regnato nel tratto autostradale tra Siracusa e Noto, fila interminabile e migliaia di persone bloccate per ore, in corrispondenza dell'inutile per alcuni casello e dei lavori avviati da mesi ed ancora in pieno svolgimento, entrambi situati nel territorio del comune di Siracusa si sono registrati disagi notevoli. Il consigliere comunale Salvo Sorbello ha chiesto al sindaco di intervenire subito e presso il consorzio delle autostrade siciliane affinché si trovino al più presto soluzioni idonee. Nei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, che notoriamente sono molto impegnativi per la mole di traffico veicolare in transito lungo le arterie principali della provincia. Non solo, si guarda anche alla stagione estiva e danni che dovranno sopportare ancora gli operatori economici della zona centro-sud della provincia, già in sofferenza per la grave crisi economica. Intanto proseguono in maniera spedita i lavori per il completamento dello svincolo autostradale sulla Mare Monti. Già questa mattina squadre di operai hanno dirottato il traffico proprio sulla nuova rotatoria per consentire di allargare la sede stradale originaria di Contrada Serramendola. L'apertura di quello svincolo è prevista fra poche settimane e questo consentirà a coloro che provengono dalla zona montana di imboccare l'autostrada Siracusa-Catania senza dover più fare dei giri e allungare ulteriormente il percorso tra le anguste strade provinciali. Lo svincolo in questione è costituito da una rampa e una rotatoria che consente di smistare il traffico veicolare in transito per la Mare Monti e costituisce anche un'altra via d'ingresso al capoluogo dopo quella del Siracusa Nord per Belvedere e Siracusa Centro per la strada statale 124 fin troppo intasata all'altezza del cimitero. Parliamo di cronaca perché è stato posto in stato di fermo, indiziato di delitto, il presunto autore dell'agguato in cui è rimasto ferito un uomo a Pachino. È stato individuato il presunto autore del ferimento di un uomo avvenuto a Pachino ieri mattina. I carabinieri della stazione di Pachino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Giovanni Vizzini, pachinese di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia per reati contro la persona in materia di sostanze stupefacenti. Per gli investigatori sarebbe l'autore del tentato omicidio di Antonino Di Maiuta. L'episodio è avvenuto poco prima delle ore 11 del lunedì dell'Angelo, quando la vittima, a bordo della propria autovettura, è giunta nei pressi del mercato ortofrutticolo di Pachino. Scesa dalla macchina, l'uomo è stato avvicinato da un utilitario di colore bianco dalla quale sarebbe sceso il Vizzini, il quale avrebbe esploso alcuni colpi di pistola in direzione della vittima. Di Maiuta, nell'intento di ripararsi, si è buttato per terra, ma è stato raggiunto da altri colpi di pistola. Subito dopo, l'esecutore del tentato omicidio è risalito a bordo dell'autovettura e si è dato alla fuga. Soccorso dei passanti, il Di Maiuta è stato trasportato presso il PTE di Pachino per le prime cure mediche e successivamente ricoverato in ospedale. L'uomo ha riportato diverse ferite alle gambe. Sul luogo dei fatti sono intervenuti i militari della stazione dei carabinieri di Pachino, i quali hanno avviato le attività investigative. La conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali, supportato da riscontri investigativi acquisiti nel corso della giornata, ha consentito di individuare il Vizzini quale autore del gesto. L'indagato è stato associato presso la casa circondariale di Cavadonna. Il sindaco di Francofonte replica alle accuse di alcuni consiglieri riguardo il cimitero. Vediamo di cosa si tratta. A Francofonte, a giudizio di alcuni consiglieri di opposizione, l'amministrazione comunale dovrebbe avere una maggiore attenzione sulla precaria situazione in cui versa il cimitero. Alle accuse risponde il sindaco architetto Salvatore Palermo. Il cimitero che è in stato di degrado e hanno messo delle foto, io invito, ma non chi come me fa l'architetto, ingegnere o giovane, un qualsiasi cittadino con serenità a riflettere sullo stato in cui si trovano le strutture del cimitero, cioè quindi le strutture che sono state realizzate 10-12 anni fa. Se questi danni sono danni che sono stati provocati per caso in un anno e mezzo. Il degrado del calcestruzzo è lento e progressivo ed è un degrado che avviene nel corso dei decenni. Quelli sono immobili che non hanno avuto fatta manutenzione almeno da 10-15 anni. Noi, a differenza di qualcun altro, la stiamo programmando e la stiamo mettendo in atto, ma la stiamo mettendo in atto con attenzione, con dovizia, per parti. Non si può pensare di affrontare il degrado di 10, 12, 15 anni al cimitero in un anno e mezzo. Non abbiamo le risorse, quelle risorse che abbiamo le stiamo centellinando perché il risultato sia il migliore possibile in base all'investimento che facciamo. Quindi
se sono, ripeto ancora una volta, se sono questi gli argomenti che dobbiamo utilizzare, io penso che non c'è dibattito, non c'è dialogo. Io mi aspetterei da parte dell'opposizione qualcosa di veramente costruttivo, come dicono e poi non fanno. Parlano di opposizione costruttiva, propositiva, io fino ad ora queste cose non le ho mai viste. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte. Entra nel mondo Gemar. Salumi, carni, frutta, verdura, rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Su di me puoi contare, stanne sicuro. Al buio di notte, nel freddo del mattino. Portami su strade dove non c'è strada. Portami fuori e stanne sicuro. Non chiederti dove, non chiederti come. Facciamoci un giro lontano da tutto. Facciamoci un giro che duri una vita. Fai pieno di amici, la famiglia al completo. Su di me puoi contare, stanne sicuro. Gamma Yaris, benzina, diesel e ibrida a 150 euro al mese. E anche se puoi restituirla quando vuoi, fidati, non vorrai farlo. Toyota, conta su di me. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Affare, vendesi nuova villetta in residence a Città Giardino, 140 metri quadrati più 400 metri quadrati di spazio esterno. La villa è suddivisa in zona giorno e zona notte, mansarda abitabile e ampio giardino attorno. Per informazioni 339 70 21 449. Da Scavolini Store Siracusa è arrivato il momento che stavi aspettando. Arredare la tua casa con tutta la qualità Scavolini. Acquista una cucina e living da noi. Avrai la parete attrezzata a metà prezzo e la cucina a interessi zero. Scavolini Store Siracusa. Consulenza specializzata e progetti personalizzati su misura per te. Perché rinunciare alla qualità? Scavolini, living, bagno, cucina. Vieni a trovarci in Viale Scala Greca 381 a Siracusa. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Le televisioni locali, nate a metà degli anni 70, hanno dato voce e immagini al territorio, permettendo un reale pluralismo di informazione in ogni contesto e luogo. Un ruolo sancito dalla Costituzione, ma troppo spesso messo in discussione dal susseguirsi di governi che con svariate leggi e regolamenti hanno aggravato la già difficile operatività imprenditoriale delle TV locali. Un valore italiano definito unico in tutta Europa e per la quale nel 2006 alla Convenzione di Ginevra vennero concesse all'Italia, su richiesta dell'Agicom, oltre il doppio delle frequenze rilasciate agli altri stati membri europei, proprio per garantire la continuità delle TV locali a cui andavano destinate per legge un terzo delle frequenze coordinate a livello europeo. Leggi più volte violate da Agicom e Ministero a favore dei grandi network nazionali, ai quali sono state rilasciate quasi tutte le frequenze coordinate e le numerazioni del telecomando in violazione anche dell'antitrust. Le TV locali, prima considerate dallo Stato un valore unico, sono state emarginate agli ultimi posti del telecomando e non hanno avuto le frequenze coordinate, ma solo frequenze incompatibili con gli stati esteri e per le quali ora, a distanza di qualche anno, la stessa Agicom e il Ministero chiedono le disattivazioni al 30 aprile 2015 ai danni esclusivi delle TV locali, le quali, in Sicilia, hanno già sostenuto notevoli investimenti economici per i passaggi al digitale terrestre, senza ricevere nessun contributo previsto dalle norme europee, inapplicate dalla regione siciliana, unica in Italia per incapacità politica e amministrativa, sulla programmazione dei fondi e riconfermandosi la regione più inutile dopo aver approvato nel 2013 una legge sull'editoria rimasta senza decreti attuativi fino ad oggi. L'appello delle TV locali aderenti alla Rea TV Sicilia non è rivolto alla classe politica, poiché questa ha dimostrato ampiamente di essere incapace e al servizio delle lobby del potere. Le TV locali
diffondono questo messaggio per sensibilizzare l'opinione pubblica e le parti sane dei sistemi sociali e privati del territorio che ogni giorno richiedono il nostro intervento tramite i telegiornali, svolgendo un vero servizio pubblico di informazione, spesso sottovalutato da molti, e del quale gli utenti ne saranno privati molto presto, se non verranno trovate soluzioni idonee a garantire l'operatività delle TV locali, salvando soprattutto migliaia di posti di lavoro. Bentornati alla seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo a parlare di antiche tradizioni che vengono riproposte in provincia. Il lunedì dell'Angelo a Rigorizia è una frazione del comune di Noto dove è andato in scena il cosiddetto cummito. Vediamo. Nella giornata del lunedì dell'Angelo sono tante le tradizioni locali che vengono osservate. Ce n'è una in particolare che si tiene in contrada Rigorizia il lunedì pomeriggio. Le immagini si riferiscono infatti al cummito di questa frazione e del comune di Noto in quel territorio che si insinua fin quasi alle porte di Palazzo Lacrede. Il cummito, in italiano convito di beneficenza, è una vera e propria asta nel corso della quale vengono messi in vendita i prodotti della terra, formaggi, ricotta, olive, pane di casa, ma anche corone di pagnoccata, tipico dolce della zona montana di Ghiblei, ma anche asparagi, uova, vino patronale. Si parte da una base d'asta di pochi euro per vendere i prodotti alla migliore offerente, in vendita anche gli animali domestici come i conigli, le galline e persino una capretta e una pecora per le quali si sono aperte delle dispute a suon di euro fra i numerosi partecipanti al cummito. L'intero ricavato dell'asta è stato destinato in beneficenza, in questo caso alla parrocchia piccola di Rigorizia, sita in un villaggio di poche ville e altrettante abitazioni per lo più rurali. E si gira in America un documentario su Siracusa, in particolare su Archimede. La regia è di Vittorio Muscia, vediamo. Va avanti la realizzazione del documentario Io Archimede, prodotto da Cinecittà 3. La troupe, guidata e diretta da Vittorio Muscia, che neanche il datore e regista, sta effettuando riprese e interviste negli Stati Uniti. Si tratta di un progetto documentaristico che richiamerà l'attenzione del pubblico su quanto la scienza e il mondo di oggi devono alle scoperte, alle intuizioni e al genio di Archimede. Per questo motivo il racconto prende le mosse dall'importante documento storico, il palinsesto manoscritto delle X secolo contenente copie di trattati sui corpi galleggianti, lo Stomachion e il Metodo. Il palinsesto di Archimede venne venduto a un collezionista privato il 28 ottobre del 1998. L'asta si svolse a New York, da Christie's, nella sede di Rockefeller Plaza, della casa d'aste più famosa al mondo. La troupe di Cinecittà 3 ha realizzato nei giorni scorsi una lunga intervista con Francis Walgren, oggi direttore della sezione Libri e Manoscritti dei Christie's International, ma battitore del palinsesto quel giorno del 98. Muscia e Francis Walgren hanno ricostruito l'atmosfera, le emozioni, l'attenzione di quella vendita davvero eccezionale aggiudicata per oltre 2 milioni di dollari a un anonimo acquirente rimasto nell'ombra. Andiamo a parlare adesso di sport e in particolare del Siracusa Calcio, di nuovo in campo per la preparazione in vista dell'ultima sfida contro il San Pio X e si prepara anche mentalmente ad affrontare i play-off. Concluse le festività di Pasqua, il Siracusa torna ad allenarsi per onorare l'ultimo impegno della stagione regolare. Si va in campo domenica prossima al De Simone, calcio d'inizio alle ore 16, contro il Catania San Pio X, ultima giornata del campionato di eccellenza. Inutile dire che il pallino si è spostato in casa Scordia, che ha l'occasione ghiotta per chiudere la partita già tra 5 giorni. La squadra etnea, che ha operato il sorpasso su quella azzurra 2 turni fa, si reca a Barcellona contro l'Igea Virtus, che ha ben poco ormai da dire in questo campionato. Malgrado sia al terzo posto e mirerebbe a qualificarsi per i playoff, la distanza dal Siracusa non consente di rientrare nel novero delle 4 squadre che si contendono il passaggio del turno. Se la squadra allenata da Serafino, come da pronostico, dovesse fare sua l'intera posta in palio a Barcellona, lo Scordia salirebbe in prima battuta in Serie D, lasciando al Siracusa l'onere dei play-off. Comunque vada, domenica prossima la squadra azzurra deve essere ben conscia del proprio potenziale e di riuscire a contendere alle altre squadre l'accesso alla Serie D attraverso i play-off.
L'incognita, oltre agli spareggi, è rappresentata dal fatto che il Siracusa sarebbe più di un mese fermo ad attendere l'avversario di turno, cioè la vincente del girone B dell'eccellenza campana, partita che è in programma il prossimo 17 maggio. Sembra completamente recuperato il centrocampista Conti, che con Mascara ed Agosta potrebbe costituire un trio di centrocampisti che fanno la differenza. Insomma, il campionato per il Siracusa inizia adesso. Continuiamo ancora con lo sport, in particolare parliamo dell'Albatro Siracusa, che ha i piani alti della pallamano italiana e quindi lotta per qualificarsi alle semifinali scudetto. Tre vittorie interne e qualificazione alla pool, ammissione ai playoff scudetto. Mai l'Albatro Siracusa era arrivata così in alto nella sua storia. Negli spareggi del 17, 18 e 19 aprile a Chieti proverà a conquistare un posto per le semifinali tricolore. Il successo casalingo della vigilia di Pasqua sul Fondi 29-21 ha consentito ai bianconeri di staccare il pass per l'appuntamento abruzzese in programma tra 10 giorni. Siamo contenti ma non ancora paghi, ha detto il tecnico Pepe Vinci, vogliamo di più. Siamo già entrati nella storia di questo club ma possiamo fare meglio. Andremo a giocarci il triangolare di Chieti con la determinazione e la voglia di chi sa che il sogno semifinale scudetto si può realizzare. Una delle avversarie dell'Albatro sarà il Carpi, qualificato, così come la squadra siracusana, con una giornata di anticipo nel girone B, grazie al successo casalingo sull'Ambra. Emiliani a quota 18 punti, 12 in più delle Stenze, lotta aperta invece nel girone A fra Trieste e Pressano. Si deciderà tutto nell'ultimo turno, spezzettato tra domani e sabato. I giuliani, in anticipo televisivo, affronteranno in casa mercoledì il Bozen, mentre il Pressano sabato sarà impegnato sul campo del Cassano. Tornando all'Albatro, la prova di forza messa in atto contro Fondi è valsa una vittoria netta, non la miglior partita dei siracusani, che hanno comunque distanziato di 8 reti gli avversari. Bene, il nostro telegiornale termina qui, ma vi annunciamo che alle 14.30 sul canale 174 TVS Live va in onda da oggi il telegiornale con particolare riferimento alla zona nord e sud della nostra provincia. Grazie per averci ascoltato e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.